In questo video scopriremo le stanze, il ristorante, la spiaggia e molto altro del migliore albergo a Sharm el Sheikh, il Four Seasons. Per adesso succo di mango buono, delle volte te lo danno plastico. Qui accanto ci stanno le macchinette, se volete ATM buone, mi raccomando evitate Euronet e Credit Agricole, queste sono buone, hanno l'applicazione, quindi se vi scordate per esempio la carta e siete davanti alla stanza potete direttamente scrivere sull'applicazione e ve la portano senza che camminate fino alla reception. Hanno dato una mappa dell'albergo in cui si vedono tutti i ristoranti, qui c'è addirittura la funicolare, le varie piscine, faremo del nostro meglio per scoprire tutto, è veramente gigantesco. Four Seasons offre una vista incantevole non solo sul Mar Rosso, ma anche su lussureggianti giardini e fiumicelli rigogliosi. Questo luogo incantevole è un'oasi di serenità in cui la natura e l'architettura si fondono in perfetta armonia. Concepito come un labirinto di vicoli suggestivi, ogni angolo dell'albergo è unico ed offre una sorpresa continua. Veramente un giardino dell'Eden in Egitto, guardate questi piccoli ponti, sentieri, ruscelli ovunque, qui che c'è una villa privata, dove siamo finiti? Una cosa che ho notato, tutto lo staff quando cammini, le golf car si fermano, c'era questo ragazzo che stava pulendo la fontana, immediatamente ha fermato la macchinetta che puliva la fontana e si è allontanato. Che è successo? Ah, sta venendo il treno? Qui ragazzi, poi vedremo più avanti. C'è il telefreak che scende giù. Vabbè, ma andiamo, dai. Gli architetti hanno pianificato con cura l'orientamento di ogni stanza per massimizzare la luce naturale e la ventilazione incrociata. Tecniche di ombreggiatura, profonde nicchie e tende parasole proteggono finestre, porte e patio esterne dalla luce diretta del sole. Ogni camera è progettata come una suite, con uno spazio separato per la camera da letto e un'accogliente zona salotto ed un suntuoso bagno completo. Anche il fono non è lasciato al caso, ma messo dentro una busta. Qui, oltre questa porta, c'è il bagno, la carta igienica qua dentro, nella vasca da bagno, la lufa, la tipica spugna che fa benissimo alla pelle, sapone profumato, acqua di Portofino. Questo è un guardaroba, qui si trova anche il safe se ne avete bisogno, c'è l'off contro le zanzare, Sharm è piena di zanzare, e questi sono i dettagli che fanno l'esperienza di lusso. Tuffati! Al Four Seasons ci sono molte piscine, la prima che visiteremo si chiama Waha. Qui l'atmosfera è di pura eleganza e raffinatezza. La cura dei dettagli si riflette anche nel sistema sonoro che ti permette di poter ascoltare musica anche sott'acqua. Al centro della piscina troneggia un elegante bar isola che serve deliziosi cocktail realizzati con alcolici importati. I ragazzi dello staff, vestiti con magliette a righe orizzontali bianche e blu, evocano un tocco di nostalgia ai giorni dell'eleganza retro degli anni 50. Il ristorante della piscina è un vero gioiello gastronomico che offre un servizio impeccabile e piatti deliziosi. Tonno scottato, guardate l'attenzione al dettaglio, c'era la borsa per terra, è venuto, ha messo il tavolino per metterci la borsa sopra. Buon appetito, se siete vegani questo è un hamburger senza carne, con insalata. Proviamo questo sbago. Piace? Buono. Piace o no? Nella Nice Oise ci stanno pure i capperi, dove l'hanno trovati a Sharm el Sheikh? Mi stavo alzando per prendere l'acqua, questo ragazzo è corso lì alla sciamboniera dove tienono l'acqua fresca per versarcela. Number one, thank you bro. Questo spaghetto non è come in Italia, ma è uno dei migliori spaghetti
che ho mangiato a Sharm, non me l'aspettavo. Una cosa a cui hai fatto caso, ti mettono l'asciugamano sulla sdraio e poi un altro asciugamano per il tuo corpo, per asciugarti e quant'altro. Avevamo ordinato il dolce da mangiare qua in piscina, col vassoio ovviamente coperto. Guardate che spettacolo. Bubble tea. Yeah. Sta pioca, eh? Yeah. Ecco. La seconda piscina del Four Seasons, della zona più moderna, è caratterizzata da curve sinuose ed una varietà di piscine di tipo diverso. Al centro di tutto si trova una spettacolare infinity pool che sembra fondersi con l'orizzonte del mare e la bellezza di Tirana. Ci sono anche sezioni più piccole per i bambini, c'è la jacuzzi di là e questa. Ah. E qui diventa anche infinity pool. Ci hanno portato il box con l'acqua dentro, questo lo fanno sempre quando siete in piscina qui. Tra parentesi, questi affarucci qua li fa un'amica di Masha. Ha una pagina Instagram che poi vi scrivo sui commenti, sono molto belli per il mare se volete comprarli, sono fatti a mano. C'è da dire qualcosa? Non lo so, mi piace tantissimo, sì. Ok. Perché? Hai capito che servizio? Questo è uno dei pontili, quello è un altro per chi vuole fare immersione, c'è un pontile ancora più in là, quindi ci sono molte spiagge. L'albergo è gigantesco, considerate che continua dietro quel promontorio e si estende oltre là dove ci sono poi le spiagge private. Ok, com'è? Bello? Barriera corallina spettacolare, pesci fenomenali. Purtroppo ho bruciato la GoPro in un altro video, ho bruciato il telefono da 1300 in un altro video, quindi mi raccomando, iscrivetevi, almeno mi aiutate a ricomprare una GoPro nuova e vi faccio vedere qua sotto. Qui nella spiaggia c'è anche questo bancone dove ci stanno, se volete, le creme da sole con diverse gradazioni. Ragazzi, qui c'è il bar, hanno tutto quanto, da Beefeater, Campari, Chivas Regal, la macchina dell'espresso. Io ho optato per la birra perché il Campari, il spritz, qua costa sulla trentina di euro. C'è anche da dire che l'alcol importato in Egitto costa tantissimo, questo vale ovunque andate. Comunque, se volete, c'è di tutto. Hanno portato un po' di snack. Avere la panza? Ci sono certi benefit. Non ho mai provato un lettino da mare così comodo e morbido come questo. Lasciate uscire, guarda che mare. Ti vuole pulire gli occhiali? No? Thank you very much, bro. Una cosa spettacolare qua è che non viene nessuno a provare a venderti escursioni, panini, noci di cocco. Classe. Questa è un'altra delle spiagge del Four Seasons, sempre bellissima, con il bar. Ci sono queste strutture particolari dove siamo uno. Oh, che spettacolo! Tieni. Ti metti qua con la tua compagna, il tuo compagno. Guardate qui, addirittura ci sono i giocattoli per bambini, se vi siete dimenticati. Stanno qui. Ovviamente i giachini. I bambini possono giocare nel bagnasciuga. La barriera corallina qui è molto bella, in questi giorni ci sono pochi pesci, non so perché. Il pontile è molto piacevole perché non è ballerino come altri pontili. Qui a questo accanto, all'albergo Savoy, c'è la recensione nel canale, per esempio qui questo è un po' ballerino, anche se hanno messo il legno, quindi hanno copiato quello che hanno fatto qui nell'altro pontile del Four Seasons. Comunque, insomma, se non sapete nuotare, qui c'è questa spiaggetta dove potete stare in bagnasciuga. Qui ci sono praticamente delle rocce, quindi non è idealissimo, insomma, andare troppo lontano. Quando vi siete stancati in piscina e volete tornare in camera, non è che dovete fare le scuole qua. Spingete questo bottone. Andiamo, Masha?
invece di fartelo in un piedi, che è un problema di tanti alberghi, qua sei bello con la funicolare, vai su e giù per aumentare. La sauna, la steam room e la jacuzzi sono gratuite, incluse nel prezzo. Finalmente un albergo che dà un buon servizio, perché come sapete a Sharm molto spesso la sauna e la jacuzzi la danno in concessione a un esterno che quindi ve la fa usare solo se pagate il massaggio. Questa è la palestra, sono tutti macchinari Technogym in ottime condizioni. Qui poi la palestra continua all'esterno, ci sono questi, e qui c'è una splendida piscina all'aperto. Qui all'esterno una jacuzzi e questa è la stanza del Thai massage che, come sapete, si fa a terra. Ragazzi, uno spettacolo, poi con questi giardini ovunque. Adesso un augello appena volato si è nascosto là tra i rami. Mentale. Ragazzi, guardate che servizio, sto tornando dalla spaccia e l'housekeeping che ci pulisce la strada. Thank you very much. Mentre i ragazzi puliscono, ci andiamo a godere un attimo questa vista. Quando cala la sera ci si trova immersi in un'atmosfera magica che evoca il fascino delle mille e una notte. Sfumature calde e intense creano un'atmosfera suggestiva e romantica. La sera ci sono molti ristoranti, ma noi abbiamo scelto il ristorante orientale. Venuta la ragazza dicendo a Masha che c'è lo spray per le zanzare. Masha non l'aveva chiesto. Lei si era accorta che Masha si grattava e è venuta da sola per dirgli: guardate che abbiamo lo spray delle zanzare. Questi sono i dettagli che fanno il lusso. Questo è il lusso. Guardate che suscetto. Mamma mia, mi dio sushi che c'è a Sharm. Punto. Non pensavo ci potesse essere il sushi così buono a Sharm, veramente non pensavo. Qui c'è un raviolo dim sum con una crema al tartufo. Buono, ma il sushi è meglio. Thank you guys, thank you. Oh. Dopo una cena reale, cioè vorrei venite al Four Seasons perché è una roba, ragazzi. Migliore albergo di Sharm. Facciamo un altro Chivas, prendiamo il ghiaccio. I cuscini sembrano marshmallow. Mamma mia, sono morbidi in una maniera. Hello man, can I have some ice? C'era già il ghiaccio. Ho aspettato mezz'ora. Masha! Abbiamo aspettato un'ora. Vabbè, andiamo un altro po'. Ragazzi, come abbiamo dormito, penso un letto così non l'ho mai visto. Ti avvolge. Buongiorno, Four Seasons. Siamo al ristorante, uno dei due ristoranti dove c'è la colazione è inclusa nel prezzo. Salmone fresco, pizze di tutti i tipi,
Ti piace questa colazione? Che dolce, quanti dolcetti, eh? Guardate qua lo yogurt tenuto nel ghiaccio. Per intenderci, questo ragazzo sta qui per cacciare via le zanzare con questo, le zanzare e le mosche con quella gente, quindi cosa devo dire oltre? Guardate che waffle, ragazzi! Buon appetito! Buon appetito! Adesso un augello appena volato si è nascosto là tra i rami. Poi ho visto un altro augello qua in mezzo perché mi sono rotti questi pantaloni che mi hanno dato speciali per la sauna. Però stare troppo lontano, però per bagnarci un po' e stare al fresco, mazza che culo! Vabbè, scusa, c'è un bel culo, vabbè.